Io devo dire, forse anche un po' incosciente, ma ci ho sempre creduto, perché nella vita bisogna avere testa, ma bisogna avere anche cuore. Un vero e proprio colpo di scena in provincia d'Arezzo, il nuovo presidente è infatti Alessandro Polcri, il sindaco di Anghiari. Con 47.202 voti ponderati, Polcri ha sconfitto il presidente uscente Silvia Chiassai Martini, primo cittadino di Montevarchi, sostenuta in questa ricandidatura da tutto il centrodestra, che si è fermata però a 42.908 voti. Queste elezioni hanno cambiato il paradigma, nel senso che mentre prima si ragionava per destra, sinistra, centro, questa volta se voi andate a vedere, dunque non è che lo dico io, se voi andate a vedere i dati, si va oltre questa logica. Alessandro Polcri si era anche messo a disposizione del centrodestra, ma poi gli era stata preferita Silvia Chiassai Martini. Da qui la decisione di correre comunque alla carica, raccogliendo evidentemente consensi trasversali, ed infine la vittoria del candidato civico destinata ad aprire nuove tensioni nel centrodestra. Nel momento in cui il presidente della provincia viene eletto da una consultazione di grandi elettori e non da un'elezione diretta del popolo, è giusto che ci sia una sintesi fra i territori e non una divisione preconcetta. E dunque questo era un messaggio che ho dato. Purtroppo forse in quel momento, in quella fase, le prime settimane di novembre, non ha riuscito a trovare una totale condivisione, però vedo il voto, nel segreto dell'urna, poi i fatti sono i fatti, e dunque la provincia ritorna ad essere la casa dei comuni, come naturalmente legata alla riforma del Rio e come si spera la provincia possa crescere ulteriormente nei prossimi anni. L'abbraccio di Cortona al nuovo vescovo Monsignor Andrea Migliavacca, accolto domenica 18 dicembre nella chiesa di San Domenico in Piazza della Repubblica. Il nuovo vescovo ha salutato gli scout cortonesi e tutti i giovani presenti, poi è stato accolto da tutta la popolazione con il sindaco e tutte le autorità. È stato proprio il primo cittadino, Luciano Meoni, a rivolgere il primo saluto al vescovo. A seguire i terzieri cortonesi con gli sbandieratori e le chiarine gli hanno reso omaggio con un'esibizione. L'incontro ha avuto il suo culmine nella celebrazione presieduta dallo stesso vescovo alle 17 nella concattedrale di Cortona, alla presenza di tutte le comunità parrocchiali. E così il vescovo Andrea ha confermato la sua vicinanza alla comunità cortonese nello stile semplice e cordiale che lo ha contraddistinto fin dal suo arrivo. C'è una varietà di presenze che dice una partecipazione, e perché una comunità sia viva deve esserci la partecipazione e il contributo di tutti. Voi oggi qui lo rappresentate, una partecipazione vera dove ciascuno porta la propria vivacità, la propria competenza, il proprio tempo, il proprio aiuto, e nel gioco di questa partecipazione vogliamo esserci anche come comunità cristiana, le parrocchie, la chiesa, la diocesi, io come vescovo, vogliamo entrare nella vita di Cortona ed esserci partecipando. Quando il regalo di Natale fa rima con l'usato e il second hand, è stata una giornata di grande affluenza, quella di domenica 18 dicembre, al Mercatino delle Pulci, nell'edizione straordinaria di Natale, ospitata nel borgo di Monte San Savino, in Val di Chiana. Nonostante il rinvio a causa del maltempo, questa edizione era fissata in 1 o 2 giorni, il 10 e l'11 dicembre, i banchi oltre 100 hanno affollato le strade e le piazze del borgo. C'è chi per l'occasione si è persino vestito da orso per incentivare le vendite, soprattutto attirando i più piccoli, e chi ha portato tra i banchi oggetti davvero originali, come il prete, il vecchio scaldaletto delle nonne. Ma ce n'era davvero per tutti i gusti, dal vintage all'usato, dalla curiosità all'oggetto raro. Insomma, c'era solo di che sbizzarrirsi per fare un regalo di Natale o per farsi un regalo, e che in certi casi era anche solidale. Presenti infatti anche i banchi delle associazioni di volontariato del territorio,
e dell'immancabile Calcit. Insomma, una ricetta, quella del mercatino delle pulci, che ormai si rivela sempre vincente. A Natale, forse, con un pizzico di magia in più, a cui non resistono nemmeno i VIP tra i banchi, anche quello dell'attore Uberto Kovacevic. Il picco dell'influenza è atteso a Natale, ma intanto continuano a crescere i casi registrati e ad essere colpiti sono soprattutto i più piccoli. Non solo l'influenza australiana, che oramai di cui abbiamo imparato a conoscere il nome, sono i bambini più piccoli quelli a pagare un po' il prezzo più alto di questa influenza, insieme alla terza età. Ecco dove praticamente c'è anche il problema della fragilità. Devo dire che di tranquillizzare la popolazione, perché questi bambini poi in realtà hanno sì febbre elevata che può durare anche fino a 5-7 giorni, qualche volta anche di più, ma in genere queste forme, anzi nella grandissima maggioranza dei casi, non hanno bisogno di altro che di cura antipiretica, paracetamolo o ibuprofene, e di idratazione, riposo, e la malattia guarisce spontaneamente senza bisogno di fare altro. Di solito non si dà terapia antibiotica, questo è solo il pediatra curante o il medico in ospedale che se trova una complicazione batterica prescrive anche l'antibiotico. In genere non si cura con l'antibiotico, quindi spontaneamente la risposta immunitaria permette la guarigione di questi pazienti. Insieme all'influenza, noi, i nostri pronti soccorsi, c'è un'altra emergenza invece molto molto importante, anche di più, ed è il dilagare della infezione da virus respiratorio sinciziale, che è la causa della bronchiolite. Ora, questa è una patologia sempre infettiva su base virale, che si trasmette sia sempre per via aerogena, quindi attraverso le goccioline del respiro, e quindi in parte prevenibile con l'uso di manovre tipo utilizzare le mascherine e i lavaggi delle mani. E questa è una infezione che ci preoccupa molto, perché i nostri reparti sono soprattutto, si stanno riempiendo di piccoli pazienti al di sotto dell'anno di vita che hanno bisogno di assistenza respiratoria, di ossigenoterapia ad alti flussi. Questi sono piccolini che ci danno da fare, che stanno anche ricoverati 5, 7, 10 giorni e quindi hanno problematiche importanti. Quanto riguarda invece l'influenza, c'è anche la vaccinazione per chi ancora non l'ha contratta. Allora, ecco, altra notizia importante: chi avesse dei bambini piccoli sotto i 6 anni che ancora non hanno avuto la fortuna di non avere contratto l'influenza, e li invito a fare la vaccinazione sono sempre a tempo per fare la vaccinazione antinfluenzale, la quale funziona. Ovviamente, come tutte le vaccinazioni, c'è un periodo in cui è almeno di 7-10 giorni prima che inizi a funzionare, però io correrei a ripari subito e presto. De Bergerac, il poeta spadaccino raccontato da Edmond Rostand, alla fine dell'Ottocento abbandona le sue malinconie e diventa un performer che soltanto sul palco riesce a riconoscersi. In scena al Teatro Petrarca di Arezzo, l'adattamento di Arturo Cirillo. Se questo maledetto mio naso, che mi anticipa di un quarto d'ora ovunque, che mi vieta di amar chi dunque io amo? Chi è la donna mia? Beh, chiaro, no? Chi è? È la più fulgida che ci sia! Un modo nuovo per raccontare la famosa e triste vicenda d'amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano, attraverso non solo le parole, ma anche la musica. Questo non è molto spiccio del mio pasticcio! Del tuo pasticcio!
fondamentalmente sia Cristiano che Cirano in fondo, come dire, creano una specie di avatar, cioè nel senso che creano un personaggio che per realtà nella vita non esiste, insomma, nella vita, diciamo, reale. È una, come dire, appunto, una specie un po' di invenzione o di mistificazione o di sortilegio in cui appunto praticamente Cirano offre, diciamo, le parole a Cristiano e Cristiano in qualche modo, come dire, offre a Cirano, come dire, invece una sua, come dire, bella presenza e fascino, insomma, personale. Rossana in tutto questo, in qualche modo, come dire, anche lei in qualche modo sta anche lei anche un po' rincorrendo un amore molto ideale, infatti in qualche modo scoprirà che poi in fondo poi il vero amore non è tanto quello, come dire, detto con le parole, ma è più quello, diciamo, sentito con il cuore. Parli inutile bugia, tosto il naso fa la spia. Nasi lunghi ce ne tanti, questo batte tutti quanti. Prima uscita per i due presepi viventi in provincia di Arezzo, entrambi in Valdichiana. Qui siamo ad Oliveto, borgo del comune di Civitella in Valdichiana. I vari mestieri sono stati ricostruiti grazie alla partecipazione di tutta la comunità. Si replica il 26 dicembre dalle 15.30 alle 19. Ed è tornato il presepe vivente anche a Castiglion Fiorentino. Qui mancava da 2 anni per via della pandemia e questa è la 30ª edizione. Nelle vie del comune della Valdichiana, tutta la magia del Natale, il presepe ha fatto riscoprire ai visitatori le caratteristiche strade e piazze del paese spesso dimenticate, in un percorso che a partire da Piazza del Comune giunge fino alla Capanna della Natività, con la Sacra Famiglia nei pressi di Piazza Sant'Agostino. Una particolarità, Maria, per l'appuntamento del 18, era, giustamente, ancora in dolce attesa, mentre per il prossimo appuntamento il bambinello sarà nella capanna. Anche in questo caso si replica il 26 dicembre, a partire dalle 17. Mercatini, stand enogastronomici, street food, tanta musica e ovviamente il villaggio di Babbo Natale. Quella di ieri è stata una domenica di festa a Lucignano con il tradizionale appuntamento della Fiera del Ceppo che ha animato i vicoli del borgo della Valdichiana con tante attività sullo sfondo delle luci e dell'atmosfera natalizia. Una giornata meravigliosa grazie all'ottima organizzazione del nostro ufficio turismo, a cui va un ringraziamento strepitoso Enrica Cassioli e l'assessore Stefano Cressi, ai nostri ragazzi dell'ufficio tecnico perché davvero fanno ogni volta un lavoro eccezionale, insieme alla nostra Proloco che cura la revocazione dell'antica Fiera del Ceppo, insieme al nostro gruppo folcloristico, alla banda di Lucignano e soprattutto alle contrade che faranno lo street food durante tutta la giornata. E poi non possono mancare i nostri ragazzi, quelli dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, che in tutta la giornata si esibiranno nelle nostre vie del meraviglioso borgo di Lucignano, dall'infanzia fino alle medie. Ecco che abbiamo voluto riportare la tradizione, la nostra storia e la nostra cultura. Ecco, ma perché si chiama Fiera del Ceppo? Perché il ceppo si svolge naturalmente la settimana prima di Natale, quindi è il weekend prima di Natale, e il ceppo è quel grosso pezzo di legno che i nostri nonni mettevano sul camino per Natale, che doveva durare il più a lungo possibile. Quindi la ricerca del ceppo, la ricerca del pezzo più grosso, perché il ceppo è sempre stato il simbolo del Natale. Si chiude con una sconfitta il 2022 dell'Arezzo Calcio Femminile, che perde 2-0 a Cittadella nella 12ª giornata di Serie B. Le venete aprono le marcature dopo appena 5 minuti. Risposta corta della retroguardia Amaranto, con Guli ne approfitta e infila Sacchi. Poco più tardi Ferrin sfiora il raddoppio con un sinistro al volo che termina poco fuori. Le ragazze di Mister Testini provano a reagire, ma il Cittadella tiene botta. Al 62esimo rigore per le venete, dagli 11 metri si presenta Fagion, ma Sacchi para. Appuntamento con il raddoppio solo rimandato per il Cittadella. Al 76esimo con Gualì sigla la seconda rete di giornata su assist dalla destra di Michele. Il match finisce così 2-0 per le padrone di casa. Il 2022 dunque si chiude con un risultato amaro per le ragazze di Mister Testini. Cittadella batte Arezzo 2.